Mappa. Mattias Pilgren. Sì. Cintura, quando sei pronto. Vediamo se riesci a ricordare, indovinare da dove vengo. Farai Danimarca? quasi Danimarca direi. Cioè, dove sei? Sono metà svedese e metà finlandese. Ah, vabbè, dai, non sono andato tanto lontano. No, sei stato bravo. No, tu come mi chiami? Cola. Cola. No, io sono italiano proprio al 100%. Ok, quando sei pronto, frena. Freno prima. Ma sei forte allora sulla neve, non sull'acqua. Rellista. Io ho avuto una lancia della Tentigrale molti anni fa. Sì. No, lì so che Svezia e Norvegia, qui rally siete forti. E oggi c'è Sebastian Loeb. Esatto. Nicola. Ok, allora. Sì. Freno, mettiamo la prima. Con la destra, bravo. Vai pure, dai gas, cintura ci siamo. Anche pure gas che partiamo. Okay. Vai pure in seconda. Andiamo su 50 all'ora qui in pit lane. Sì. Dopo il semaforo puoi dare gas. Ok, mi istruisci tu. Sì, ti dico io dove frenare tutto quanto. Le marce cambia intorno ai 5-6 mila giri, è un po' tuo orecchio. Ok. Io ti dico la marcia con cui farla la curva, sì, e dove frenare. Sulla destra. Thank you.
lì è veramente... È normale, allora, sul bagnato è tutto un po' strano sulla pista, perché qua frena perché sono seduto. Cioè, il punto, ci sono alcuni punti che sono gommati e scivoli, alcuni punti invece che sono fuori traiettoria e vanno benissimo e tengono bene, quindi è tutta una questione di imparare la pista. Non è una... Io ho guidato la 430, però per quello che volevo la Lamborghini, sentire un po' la, come era la 4 motrice. Sì, aiuta un po' di più nell'uscita dei tornanti. Sì, un pochino sì. Calcola che questa va da 70-30 a 90.